il benvenuto a Pietro Cassani, direttore generale di SACMI, una cooperativa tra piccole e medie imprese con 28 paesi, presente in 28 paesi, il cui fatturato, il 90%, è attivo e proviene appunto dall'export. Ecco, a lei chiedo come si fa rete di impresa e se può dare dei consigli a chi ci ascolta. Beh, rete di impresa è una parola che identifica di fatto la cooperazione fra tante imprese. Noi siamo un gruppo che fattura circa 1 miliardo e 400 milioni e un insieme di circa 80 aziende di fatto sotto la cooperativa che è la casa madre. E siamo di fatto anche noi un'espressione di una rete di imprese. Per fare rete di imprese occorre un mutuo interesse fra le varie aziende che di fatto si esplicita in una cooperazione efficace in cui è chiaro che entrambe le aziende o tutte le aziende partner guadagnano da questa collaborazione. Questo non è semplice, soprattutto in Italia in cui tendenzialmente c'è uno spirito di individualismo delle imprese e degli imprenditori. Se uno riesce a mettere da parte questa, diciamo, spirito individualistico a favore di una maggiore collaborazione, di mettersi in gioco con altri imprenditori e altre imprese, capendo che la dimensione è fondamentale nel mondo globale, perché le piccole imprese, ha detto Romano Prodi in un evento recente, devono rimanere piccole per poco tempo, devono crescere. Allora la rete di imprese è un modo per riuscire ad avere una dimensione che permetta di essere competitivi nel mondo globale. Nel mondo globale, se non si hanno delle dimensioni appunto globali, si sparisce. Questa è l'assoluta necessità. Ecco allora che si creano delle reti fra fornitori, fra imprese che acquistano servizi, materie prime, si creano delle reti fra imprese che danno prodotti complementari ai clienti, si creano delle reti fra imprese che offrono servizi. In un gioco in cui l'industria 4.0 diventa uno strumento per rendere la comunicazione fra queste imprese veloce, in tempo reale e puntuale, precisa. Ecco che con l'IT, con la possibilità di dialogo in tempo reale e con uno schema e un principio chiaro di mutuo interesse si può operare nel mondo globale anche con una piccola e media dimensione. Appunto, lo stava anticipando lei dell'industria 4.0, ormai se ne sente parlare tanto, voi in realtà di SACMI già eravate all'avanguardia da tempo. Ci racconti degli interventi che avete messo in atto? Industria 4.0 per noi ha due risvolti, come poi per tante altre aziende. Un risvolto interno, nel senso che è un sistema che permette di fare dialogare le varie attività che creano il valore del prodotto che noi poi andiamo a proporre, quindi le attività produttive, le attività commerciali, gli acquisti, i servizi tecnici, l'assistenza tecnica, quindi la possibilità di fare dialogare tutte queste attività attraverso i nuovi strumenti di comunicazione. In questo caso mi sto riferendo quindi alle reti, a internet, mi sto riferendo alla possibilità di utilizzare la potenza di calcolo degli attuali sistemi che permette in tempi velocissimi di elaborare tantissime informazioni, no? Mi riferisco alla possibilità di raggiungere qualsiasi cliente in tutto il mondo potendo disporre di questo cliente di tutta una serie di informazioni che vengono archiviate, di tante altre attività, no? Sempre nell'ottica interna, quella di poter avere delle logiche produttive moderne con le stampanti 3D, mi riferisco ai nuovi materiali e alla robotizzazione in un processo produttivo che diventa automatico, flessibile, in cui tutta la catena del valore è controllata da un sistema che misura l'efficienza, i consumi energetici e la produttività. E questa è la logica interna. Poi c'è la logica esterna, perché noi produciamo impianti nel settore della ceramica, nel settore del packaging, in particolare del beverage e del food, che per noi è cioccolata e biscotti. Ecco che allora, quando parliamo di industria 4.0, invece con l'ottica esterna, significa fornire degli impianti e dei prodotti ai nostri clienti che siano in grado di dialogare fra di loro in un processo controllato in cui noi riusciamo ad avere accesso alle informazioni delle nostre macchine, dai nostri sistemi remoti, sapendo in questo caso come stanno lavorando, se stanno producendo in maniera ottimale,
informando il cliente di eventuali anomalie, potendo intervenire attraverso le nostre sedi all'estero in tempo reale, anche con un personale fisico che va sul posto per verificare le condizioni di funzionamento delle macchine. L'industria 4.0 per noi è anche l'avere un'azienda nel nostro gruppo che fa e produce robot antropomorfi e tutte le logiche dello sviluppo software, andandoli a applicare per i nostri clienti nei loro processi automatizzati. Noi abbiamo un laboratorio per i nuovi materiali, materie plastiche, materiali ceramici, e impieghiamo anche le stampanti 3D. Abbiamo dei sistemi di teleassistenza, dei sistemi elaborati di analisi delle informazioni e dei dati, dei CRM strutturati. Tutto questo non è nato oggi perché si parla dell'industria 4.0, ma noi operiamo da più di 20 anni con queste logiche. Per esempio, i sistemi di supervisione degli impianti sono stati implementati più di 20 anni fa, solo che per molto tempo nessuno si è curato di queste potenzialità del software, perché la lentezza dei sistemi di dialogo e la relativa potenza dei sistemi gestionali li rendeva comunque non così efficaci. Ecco che oggi invece, con le capacità di una tecnologia informatica che è disponibile per tutti, basta pensare al nostro smartphone che ha una potenza di calcolo di un computer, la massima espressione del computer di 7-8 anni fa è il nostro singolo smartphone. Quindi la possibilità di avere questi strumenti, questa tecnologia, rende tutti i processi industriali in qualche modo possibili di grandi miglioramenti. E invece nel vostro percorso quali sono state le difficoltà che avete incontrato e quali i progetti futuri? Nei meccanismi delle reti di imprese la difficoltà è creare delle collaborazioni efficaci fra le imprese, perché la parola impresa identifica di fatto degli uomini e delle persone che lavorano, e riuscire a portare le persone di imprese diverse a ragionare con la stessa mentalità, con lo stesso spirito, con gli stessi valori, con gli stessi obiettivi non è facile, perché occorre cercare una coincidenza fra gli obiettivi dei singoli, gli obiettivi delle singole imprese e gli obiettivi delle reti. Questo è un percorso che lo si affronta e lo si risolve se si è in grado di avere un obiettivo forte che traini tutte le imprese al raggiungimento del risultato. Faccio un esempio. Se l'obiettivo di una rete di impresa è quello di proporre i propri prodotti al mercato indiano, è chiaro che c'è un interesse di principio, che è quello di diventare forti in questo mercato. Ecco allora che, se questo valore coincide e questo è un obiettivo chiaro, le imprese che collaborano alla rete si mettono insieme e fanno degli sforzi per raggiungere l'obiettivo. Quindi non è sempre vero però che questo obiettivo è così chiaro, e tendenzialmente, a parte la condivisione di un obiettivo chiaro, ci sono sempre i singoli interessi che a volte minano l'obiettivo più grande. Allora, delle volte si creano dei sistemi che sulla carta sono perfetti, ma nella pratica, prima di lavorare in maniera ottimale, passa molto tempo, a volte non lavorano, proprio perché le singole persone che operano, gli imprenditori, i manager e i gruppi di persone, non operano secondo il principio dell'obiettivo comune. Prossime frontiere, tre paesi dove vorreste andare e dove ancora non siete presenti? Diciamo che le prossime frontiere sono i paesi africani, perché da tempo se ne parla, sono già una realtà importantissima per tutti i nostri settori, sia per il settore degli impianti per ceramica che anche per il packaging delle bevande e per il food. Noi abbiamo realizzato diverse società per cominciare a fornire dei servizi direttamente da questi paesi africani. Abbiamo una società in Kenya, uno in Marocco, ne abbiamo due in Egitto, ne apriremo uno in Algeria e ne abbiamo un'altra in Sudafrica. Però questo è solo l'inizio. Esiste una grande opportunità in questi paesi da cogliere. È chiaro che la situazione attuale dei conflitti internazionali non semplifica la vita, e poi nella fattispecie abbiamo anche la concorrenza di molte imprese cinesi che da tempo stanno lavorando, colonizzando il continente africano. E anche qua sarebbe utile una aggregazione di imprese per poter affrontare queste opportunità in maniera più efficace. Bene, grazie.